Ben ritrovati cari amici e care amiche del canale. Vi ricordo innanzitutto l'indirizzo mail se volete scrivermi per qualsiasi cosa, per proporre argomenti, per sentire il mio punto di vista, per quello che vi piace di questo canale o per quello che non vi piace di questo canale. L'indirizzo mail è evolutore @gmail.com. Oggi voglio parlarvi di un dono meraviglioso che è insito in tutti noi e che tendiamo a sfoggiare alla grande quando siamo bambini, ed è la curiosità, il meraviglioso momento dei perché. Quando continuiamo a chiedere perché, perché, perché. È uno dei momenti più belli, perché è una delle situazioni in cui noi siamo curiosi e abbiamo il desiderio di sapere, il desiderio di conoscere, il desiderio di capire il perché di una determinata situazione. Il perché di un fenomeno, il significato di una parola, insomma, abbiamo il desiderio di sapere. Abbiamo voglia di ricercare, abbiamo voglia di scavare a tal punto che a volte, per gli adulti che ci ascoltano, specialmente quando non sanno come rispondere, dicono: "Ma basta con questi perché!" Ed è la cosa più sbagliata che si possa fare nei confronti di un bambino. Perché da quel momento in poi si va a interrompere il desiderio di conoscenza, che andrà comunque gradualmente per molte persone a spegnersi per risposte avute da altri, dalla quotidianità o anche dalle proprie esperienze di vita, che spesso vengono elaborate con risposte date da altri. Ed anche questo è un grande errore. La risposta ai perché deve essere una risposta comunque che non insegni a dare tutto per scontato, ma deve essere una risposta che faccia rimanere attivo il desiderio della ricerca e della conoscenza. E talvolta non è facile rispondere in questo senso. Si danno spesso risposte affermative, senza via d'uscita. Mentre sarebbe bene in ogni risposta sottolineare, per l'esperienza che ho avuto io la vedo così. Cioè, non dare la risposta come unica visione di una situazione, ma portare la propria visione a conoscenza. E allora in quel modo si manterrà sempre viva nell'individuo la voglia di ricerca e di chiedere. Ma, ahimè, purtroppo, spesso non avviene tutto questo. Spesso si danno delle risposte senza via d'uscita, delle risposte troppo affermative, che o non convincono o convincono troppo e vanno ad atrofizzare quella che è la voglia di ricerca e di conoscenza. Il fatto che queste risposte possano convincere o non convincere
dipende dalla formazione dell'individuo. Se un individuo è particolarmente curioso e desideroso di conoscenza, non vi sarà mai nessuna risposta che potrà ritenere unica e definitiva, ma andrà a introdurre sempre una variabile. Se l'individuo è statico, pigro e non desideroso di conoscenza, ovviamente si accontenterà della risposta più accomodante. E il desiderio di conoscenza non va spento assolutamente nei bambini, perché poi diventa difficile rigenerarlo, riaccenderlo quando si è adulti. Se ci si incanala in un sentiero di abitudini, di situazioni scontate, di situazioni che debbano sempre dipendere da altri e che le risposte ce le devono sempre dare gli altri e non le dobbiamo trovare noi in base al nostro cammino, alle nostre esperienze, allora diventerà davvero difficile non solo progredire, ma diventerà difficile vivere. Diventerà difficile vivere perché noi vivremo costantemente sotto condizionamento di risposte che ci possono arrivare, che non ci possono arrivare, di soluzioni che arriveranno grazie ad altri o all'intervento di altri, e così leghiamo tutta la nostra dipendenza, la nostra esistenza, il nostro star bene o il nostro star male a tutto ciò che ci sta attorno e non a noi stessi. Chiedersi il perché e cercare una risposta fa la differenza tra chiedersi il perché e accontentarsi di una risposta ottenuta. Chi si accontenta gode, ma non sempre è così. Meglio godere del proprio risultato che godere dell'accontentarsi. Il proprio risultato però arriva se c'è il desiderio di voler ottenere un proprio risultato, se no è inutile anche parlarne. Di fronte a determinate situazioni spinose, difficili, si tende sempre a cercare la risposta o la soluzione al di fuori da noi. Cioè a cercare sempre il perché, il per come e aspettarci risposte da altri. Quando non possiamo avere risposte da altri, vabbè, allora chiediamole al Padre Eterno, lui la risposta ce la deve pur dare. O, a detta di molti, ce la dovrebbe pur dare. Ma non è così. Almeno, nella maggior parte dei casi, poi la risposta, ovviamente, dal Padre Eterno non arriva. Perché la risposta la dobbiamo cercare noi. Cioè la risposta c'è già. Siamo noi che non la cerchiamo in modo giusto per vederla.
E siamo noi spesso che non sappiamo nemmeno porre la domanda giusta per avere la risposta giusta. Il perché. Chiedersi sempre il perché e confrontarci sempre, non solo con parametri altrui, ma anche con i propri, cioè vedere se in base alla nostra conoscenza, ma ancor più alla nostra capacità di analisi, tutto ciò che ci viene detto torna. Allora, se torna, siamo a posto. Se non torna, dobbiamo metterlo a posto. Quello che non torna. Come? Facendoci domande e andando a cercare risposte là dove vanno cercate. Andando ad attingere la conoscenza là dove è mancante. Quindi in base alla domanda andrò ad attingere la risposta alla materia riguardante quella domanda, cercando di informarmi nel limite del possibile o quantomeno nel limite del necessario per avere una risposta che mi possa soddisfare nell'ambito di quella materia. Il chiedersi il perché è vivere eternamente. È cercare di capire ogni momento della nostra esistenza e di apprezzare anche le parti che al momento ci possono risultare incomprensibili, perché proprio apprezzandole e tenendole dentro di noi che queste si renderanno comprensibili. Perché fanno parte di noi. E se noi amiamo anche queste parti incomprensibili, ci verranno incontro e si faranno capire. Se noi le etichettiamo o le isoliamo, automaticamente non si renderanno più comprensibili, continuando a causare quel malessere che deriva dal non sapere e dalla non comprensione di se stessi. Il bambino che si chiede, che continua a chiedersi e a chiedere continuamente il perché, è un bambino che ha sete di conoscenza. E bisogna sempre avere la sete di conoscenza, da bambini, da adulti, sempre. Nel momento in cui si spegne la sete di conoscenza, si spegne la vita. Perché si entra automaticamente in uno stato di sofferenza, di staticità, di pigrizia e di non sapere. Tenere accesa la vita significa tenere acceso il desiderio di sapere, di essere. Il desiderio di identificarsi non attraverso un nome e un cognome, peraltro imposti, ma attraverso la propria identità, la propria anima, il proprio volere, il proprio desiderare. Questo significa identificarsi. Io non sono il mio nome, il mio cognome, anche perché ce ne sono altri sicuramente con questo nome, con questo mio cognome. Io sono l'essere che sono. Sono nei miei pregi, nei miei difetti, nei miei stati emozionali, nel mio saper fare, nei miei desideri. Ed è qui che mi devo identificare, è qui che devo trovare le risposte e pormi le giuste domande per trovare le risposte.
È qui che devo continuare a chiedermi i miei perché. Ovviamente in maniera diversa di quando si è bambini, perché quando si è bambini lo si chiede ai genitori, lo si chiede un po' da qualsiasi parte. Quando si è adulti e si è acquisita una capacità, il perché possiamo cominciare, oltre che a chiederlo a fonti che noi riteniamo autorevoli, a chiederlo anche a noi stessi. E allora, quando iniziamo a chiedere il perché a noi stessi, ci stiamo indirizzando sulla strada giusta. Perché stiamo veramente cominciando a conoscere noi. Che non siamo nient'altro che la parte dell'universo che ci rappresenta. E allora, quando chiediamo il perché a noi stessi, ci mettiamo in quella situazione che automaticamente formuliamo noi stessi la richiesta di come vogliamo rappresentarci. In che modo vogliamo rappresentarci? Mettendo a fuoco i nostri desideri, le nostre emozioni. Quando stiamo bene, quando riusciamo a fare ciò che ci piace, quando riusciamo a star bene con noi stessi e con ciò che a noi piace, allora in quel momento stiamo bene. Ma dobbiamo capire cosa effettivamente a noi piace e cosa ci fa star bene. Ma non per un momento, per 5 minuti, per 10 minuti, per un quarto d'ora, per 3 giorni, ma ciò che dura. Ciò che è duraturo, noi dobbiamo star bene nella quotidianità, non 15 giorni all'anno quando andiamo in vacanza o la settimana di svago, noi dobbiamo star bene sempre, perché se no automaticamente siamo schiavi di un momento, siamo schiavi di quando andiamo in vacanza. Noi non dobbiamo essere schiavi di niente, noi dobbiamo star bene sempre. E trovare la risposta che renda ragionevole la nostra occupazione, il nostro sacrificio, il momento di disagio che viviamo. Ci sono le risposte. Ma bisogna porsi nella chiave di lettura giusta per ottenere le risposte. E la chiave di lettura giusta è quella della nostra conoscenza, del nostro sapersi identificare in ciò che siamo. Del nostro continuare a chiedere il perché e del nostro desiderio di conoscenza. Perché noi siamo creature uniche, ognuno di noi è unico e deve imparare a vivere la propria unicità, ma se non la conosce come fa a viverla? Non si può. E allora l'indirizzo che voglio darvi oggi è quello di imparare, di desiderare, di riscoprire la bellezza dei perché, cioè chiedersi il perché. Fare come i bambini, a differenza che la risposta la dobbiamo trovare dentro di noi, nella nostra vita, nella nostra conoscenza, nel desiderio di voler attingere e di voler sapere. Non si può essere felici altrimenti, non si può essere felici se si smette di chiedere perché, se si smette di sognare. Se si abbattono tutte le parti che dentro di noi accendono il desiderio di desiderare e il desiderio di conoscere. Alla prossima, scrivete se volete intervenire o commentare all'indirizzo mail evolutore@
chiocciola gmail.com.